Oh, c'ho pure... Pensate via. Adesso qua c'è una villa da costruire. Meravigliosa. Che in realtà me la volevo costruire per me. Ma poi il venditore che me scatta. Ma tengo mai a arrivo. Vediamo un po' se sta male. Abbiamo venduto tutto quanto. Questa qua è una quasi familiare. Venduta su carta quando c'era il terreno. Roberti! Buongiorno! A me dico che letto stamattina. Sì. Auguri, sei il grande Roberto, costruttore, socio di Mauro Vallasciane. Guarda qua, vedi qui? Povera nati familiare, quando ne siamo? Vi facciamo vedere quando vendiamo noi le case, guarda qua. Quando c'è la terra, ce ne manca soltanto una. Bravi, eh? Ecco Mauretto. Si vedo. Sta che è molto incantamento. Sei praticamente 5 giorni di tempo. Riscaldamento a pavimento. Quanti chilowatt da fotovoltaico hanno messo? 5 chilowatt. Sta bellissimo qua, un bel gazzetto. Meraviglioso. Questo quanto era? 40? Quanto? Alla tipologia. Questa era fatta di sfondamento, no? O è sì. Blindata? No, è antica di sfondamento. Beh, qua la cucina è bellissima, fa tutta la cucina, qua non ti libertavo con mangiare e qua c'è tutta quanta la zona da dove. Ma chi cosa c'è la stagione? Questo è il salone, che cosa? Pronto? Questo è bello, questo è fatto più largo. Questa qua. È una cazzata, però in realtà è molto più bello. Ma da home? Vengo a 1:30, va bene? Va bene. Cos'è, no? Qual è il segno? Vedi qua, vigna fiorita qua, esci da casa, vai a giocare a tennis, vai in piscina, a paddle, che muovo sto paddle che a me non piace, però. E questa qua è la mia familiare. Eccola qua. Vedi tutte le case che portiamo noi, sono tutte in classe a 4, eh? Allora, questo salone, tu adesso vieni qua, questo salone è fatto ad L. Sopra è bellissimo da solo perché c'hai due belle camere grandi e un terrazzo meraviglioso. Questo si chiama G-Mix. Questo qua praticamente tu ci puoi pure ballare sotto, non si sente niente. Poi ci sarà il riscaldamento a pavimento. Che faccio danni se passo? Non ci passo sopra qua. No, no, non ci passo. Evitiamo. Non vi preoccupate, grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Noemi, guarda il portico della costruzione che sta facendo Simone. Non sono quelle metrature che abbiamo messo, ma sono 22,50 m. Quindi bisogna cambiarlo in pubblicità oggi. Ciao. Ha capito, Ale? Quanta roba. Adesso andiamo in tutteria, mangiare. Mariano, buongiorno. Mariano, tu ti dimentichi troppo spesso di me. Ma per quale motivo? Fammi capire. Dai Mariano, che devo costruire e qua dobbiamo andare avanti alla baracca. Prima andiamo a mangiare un attimo un pezzo di frutta. Poi dopo passiamo al cantiere, quello abbiamo al Candrego. Gianfranco! Pronti? Chi c'è? Sì. Allora, ho trovato un terreno 1100 metri quadri edificabile. Passi il tiro tu per capire meglio, io gli posso prendere di sì, ma capisco un cazzo. Va bene, ma cioè, ce l'abbiamo il numero del signore? Sì, l'ho preso, se te lo puoi segnare. Ah, no, tu manda su WhatsApp. Andiamo su WhatsApp. Ok, dai. Ok, ciao, grande, ciao. Forte sto ragazzo, lo sapevo io. Volevo prendere più pischelli perché è una sorgente esperta. Ma in realtà poi quando ho visto lui, 26 anni, dico mo faccio un'inizia come quando ho iniziato io, perché quando ho cambiato prima facevo il retrauto. Stavo con mio padre, però volevo cambiare, non mi piaceva fare il retrauto. Quando ho cambiato avevo 26 anni, quindi voglio dare pure a lui una speranza positiva. Pronto? Bravi ragazzi, qua puoi riprendere come vuoi. Ah, buono, come stai? Qui c'è. No, è andato l'ultimo col papà. Io sto mangiando. Questo è un po' forte.
guardare qui. Questo è senza zucchero. Un casolato, bella, dai, voglio dire. No, no, però anch'io, mia mamma sta per uscire di canale bene. Papà, e io non papà gli ha avuto. Oh, vai, mangiala voi. Mangiala voi. Mangiala voi. Mangia anche il buono. Non è al cantiere. Ma bello, guarda, posso fare anche quella Pianovara. Bello quello. Grazie. Quello dovrebbe andare, non è altro. Manco cosa dovresti, vuole? No, Pianovara. Più avanti, il carro della dieta, questo è il cartello tuo. Ma manco so quale Pianovara, veramente. No. Ma quale Pianovara? Non mi sa il navigatore. Ma c'è Pianovara, Ciampino. Ciao, ci vediamo dopo, ciao. No, ciao. Ma tu in realtà lo sai, a me mi hanno preso da Mischello. È fattore. Non ha fa un provino lì a Cinecittà. C'avevo già un figlio, c'avevo 19 anni, c'avevo già Salvatore. Faccio sto provino e mi chiamano all'officina che mi avevano preso. Porco tu, mi avevano preso per fare il film Milano-Roma solo andata, una roba del genere, vedete quella con Raul Bova. Già 35 milioni mi davano. C'avevo una vita, stavo in bianco, manco 35 milioni lo davo. Però è meglio che ci sono andato, perché ero ignorante come una scarpa. Oh ragazzi, ma sei tu che hai mangiato voi? Sì, sì. Ho risparmiato. Quindi, ma di che dobbiamo parlare? Solo di che me l'hai messo a quei soldi? Io te le ho. No, dobbiamo parlare. A parte te le ho messo a quei soldi, no. Oltre che me l'hai messo a quei soldi, tua. Noi oggi il commercialista più caro che esiste a Roma nei Castelli Romani. Io sono da 23 anni, capito? E non me va ovviamente, tutto perché è bravo il commercialista. Mazzetti, però se fa pagare il doppio, il doppio degli altri. Vabbè, però è solo d'amicizia. Ah, che ah, okay. Mi faccio pagare qualcosa, pago tutto. Hai mai detto che non è poco. Che l'ha fatto male. E a me, io mi piange il cuore. Io devo volte vedo ogni anno. Ci fosse per me. Mi fai gioire anche a lui per non mangiarli. Perché mi sa che erano già ciancicati. Vedi che si sta a mangiare altri, ci fosse aiutato a Massimiliano. Se dopo il 15 ne paghi, prima del 15 paghi. Perché? È lì. Vabbè, tempo a pagare forza. Anche lì, ma con i tassi? Certo. Di che stiamo a parlare? Fuma, bocchiere! Di che stiamo a parlare qua? Ma quanto vale? E una anche del tuo commercialista. Oh, sono curioso che te l'hai lavorata, ci ho mai avuto. Quella nuova? Poi voglio essere brava. Anche? Tu? È finito il tempo del perdono. Siamo del giugno. Come già al libanese. Mi sei rotta la cosa, no? Che guarda. Perché devo andare a Porsche a ordinarlo e perché devo tornare a ordinare proprio di persona, cioè, non lo puoi ordinare per telefono. Il computer ti è freddo. Guarda. Però sono ingegnoso, no? Buongiorno. Che dici? Ciao caro. Buongiorno. Questo era bello pure il posto, guarda, tutti quanti i castelli davanti. Se siete passati che viene, guarda, ho fatto dal quadrante e posso. Vabbè, tanto uguale. Come volete, eh? Sì, non ti preoccupare, grazie. Che assurdo. Qua bucamo, eh? Se prendete quanto vuoi il posto. 27 metri quadri di salone, molto bello. Buongiorno. Qua c'è il bagno. Stanza. Sì, questa è una bella camera da letto da 14 metri quadri e 37. Guarda come sono preciso. Buongiorno caro, non baccano più. Qua c'è un bagno gigantesco, anzi un lavatoio. Un lavatoio, arriva fino a un po', dove sono 8 metri di lavatoio viene. La cosa bella di questa casa è che si vedono tutti quanti i castelli romani. È stupendo. Ovviamente pure questa è classe A4, il massimo della classe, 3 kW di fotovoltaico a villetta, riscaldamento a pavimento, tutto a pompa di calore. Qui ci sono mattoni coibentati, già coibentati. Questo si chiama porto. In realtà qua stava carissimo io. Ah, ma quali due ci stanno? Quelli di Domenico o quelli di Gianluca Sabellico? Quelli che ci stanno sempre, so. Bravo, i soldi. Questo è il gran problema. Questo è il gran problema. Però quando porti la brocca. Domani mattina ore 10 da me, va bene? Pronto? Buongiorno Andrea, buongiorno. Quando ce vogliamo vedere? Io volevo fare la pubblicità che mi ha detto Claudio. Cioè, già era deciso in realtà. Domani è mercoledì, niente, sto impicciato. Potremmo fare giovedì pomeriggio?
va bene? Alle 4 e mezza? Alle 4 e mezza, va bene. A dove ci vediamo? Andiamo con l'agenzia. Arrivi all'agenzia, guarda che bella. Cioè, guarda, sta pure gente che fa finta di lavoro, guarda. Bello lavorare così. Guarda, guarda, arrivi a Giordano, guarda che fa finta di lavoro, guarda che sta a fa pure il viso d'attore. Guardalo, guardalo. Oddio mio.